Mi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spot, benvenuti in un nuovo video di compravendita. Questo video di compravendita era da tanto tempo che non lo pubblicavo, che non facevo un video sulla compravendita. In occasione del Toti ho fatto qualche acquisto verso l'ultimo giorno del Toti che è stato lunedì e dunque ora vi faccio vedere quali sono stati i miei acquisti. E dunque ragazzi, se volete continuare a seguirmi mettete prima di tutto mi piace alla pagina Facebook. E dunque ragazzi, io ho fatto alcuni acquisti, ho preso questo Starridge sui 12.250 crediti, 12.500 crediti. Boateng 12.500, 12.750, James Rodriguez sui 16.250, poi questi Falcao a 18.750 massimo. Ora andiamo a controllare un attimo quanto costa ad esempio Starridge. Vediamo sui 18.000 Starridge, credo proprio che costi sui 18.000, infatti anche troppo, abbassiamo un poco. Vediamo sui 16, Starridge l'unico a 16.000, quindi io l'ho preso massimo 13.000, lo vendo a 16.000 e già ci ho fatto un profitto di circa 2.500 crediti, quindi non niente niente male. Poi vediamo Rodriguez, vediamo sui 20.250, niente ancora, sui 23.000 ci sono qualcuno. A 23.000, 22.750, passiamo sui 22.250 e vediamo. Sì, ci sono 21.750. Vediamo, ci sono ancora. Interessante. Ecco qui, il prezzo minimo è 21.000 circa. Io Rodriguez l'ho pagato. Oh, vediamo. Muoviti, sta web up. 21.000, io l'ho pagato massimo 16.250. Quindi potrei venderlo anche 21.250, 4.000 crediti con 3.000 crediti di profitto. Ragazzi, 3.000 crediti. Poi ho acquistato questi tre Boateng a 13.000 massimo. Vediamo quanto è il suo costo. Vediamo sui 15.000, niente. Vediamo sui 16.000. Vediamo, credo che uscirà. Non esce niente, non esce niente, ragazzi. Non esce niente. 17, niente ancora. Niente ancora, ragazzi. 18. 18 ci sono a 18, io l'ho pagato 12.000, circa 13.000, massimo 13.000, e ci sono a 17.250, quindi più 4.000 crediti con un 3.000 crediti a giocatore, 3.000 crediti a giocatore per questi tre Boateng, niente niente male. Poi abbiamo preso questi Falcao a massimo 19.000. E vediamo quant'è il suo costo. Falcao dovrebbe stare sui 23.000, credo, neanche, non ci sono 23.250, credo che ci sono, preso 18.000 circa, cioè, si è già alzato il suo prezzo di 5.000 crediti, quindi un guadagno di 4.000 crediti circa, niente ancora. Vediamo 23.500. Qua c'è stato un bel guadagno con Falcao e devo ringraziare naturalmente il Toti che ha fatto abbassare questi i prezzi dei giocatori medio-bassi come Falcao, Van Persie, però anche quelli più alti si sono abbassati, non tantissimo però si sono abbassati. Cazzo, Falcao non c'è ancora? 25.000 sarebbe un guadagno esagerato, mamma mia ragazzi, 25.000 e io pronostico che si alzerà ancora sui 25-26.000 crediti, io l'ho pagato massimo 18.000, ragazzi, 18.000 e venderlo a 25.000 sarebbe un guadagno di 6.000 crediti circa, 5.500, quindi niente niente male. Poi ho anche questo Iniesta Toti pagato 1.371.000, 1.400.000, vediamo il suo prezzo. Il prezzo di Iniesta Toti è all'incirca 1.800.000 crediti. Vi ricordo, io l'ho pagato 1.400.000 crediti. E per chi l'ha preso a 1.100.000, ragazzi, ci ha fatto un profitto enorme, enorme, ragazzi. Perché? Perché
da 1.800.000 togliete circa 100.000 crediti di tassa, togliete 1.100.000, sono 700, 600.000 crediti di guadagno per un solo giocatore, sono veramente tantissimi. Dunque ragazzi, questo è stato il mio miglior profitto fatto con i Toti. Ditemi qual è stato il vostro profitto durante questo periodo. E dunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, ditemi se volete vedere altri video di compra vendita. E dunque ragazzi, un pollice all'insù, iscrivetevi al canale.